Ciao a tutti, oggi non vi propongo una books review perché le letture stanno andando un po' a rilento, a essere sincera. Perciò oggi vi propongo un book tag che ho trovato sul blog della Stamberga d'Inchiostro che vi lascio qua sotto nella descrizione del video, insieme a tutti i link alle mie recensioni dei libri che andrò a nominare. Invece qua sopra nella i troverete gli altri miei tag che ho fatto, tag e challenge. Oggi vi propongo appunto questo book tag che si chiama I 7 peccati capitali della lettura. Per ogni peccato capitale ci sarà una domanda. Andiamo subito a incominciare. Avarizia. Qual è il libro più costoso che possiedi e quale più economico? Il libro più costoso che possiedo, così a occhio, dovrebbe essere Storia della Buonanotte per bambini ribelli. Ha un costo, non dico esorbitante, ma comunque un costo che normalmente io non seguo per quanto riguarda i libri. Mentre il più economico, o meglio, che io ho acquistato ad un mercatino trovandolo a 50 centesimi, non mi vergogno a dirlo, è I Predatori Blu di Eoin Colfer, perché è il primo libro di una saga, se non mi sbaglio. Prossimamente andrò a leggerlo, appunto, e speriamo che sia una saga che mi piace in modo che la possa proseguire. Ira. Con quale autore è una relazione di amore-odio? Se mi seguite da un po' e se seguite la mia rubrica 5 per un autore, sapete che l'autore di cui vi sto per parlare è sicuramente Roald Dahl. Ha scritto dei romanzi che hanno rappresentato tanto nella mia infanzia e anche nella successiva rilettura, ma ha anche scritto delle cose su cui non sono assolutamente d'accordo per il significato pedagogico. Gola, quale libro hai deliziosamente divorato più volte senza vergogna? Inutile dirlo, Margherita Dolce Vita di Stefano Benni, di cui ho parlato infinite volte e quindi non starò qui a tediarvi su quanto sia meraviglioso questo romanzo. Accidia, quale libro hai evitato di leggere per via della tua pigrizia? Ai tempi del liceo mi era stato proposto di leggere in una lista di letture consigliate La coscienza di Zeno di Italo Svevo, che come sapete è un po' un mattone. Io comunque con tutta la buona volontà ho iniziato a leggerlo, però dopo le prime 50 pagine ho detto basta, non ce la faccio, non ce la posso fare. E io normalmente con i classici mi approccio così purtroppo. Superbia, di quale libro parli di più per sembrare intellettuale? Non sono solita a parlare di libri che leggono tutti per sembrare intellettuale, dipende un po' dall'ambiente in cui mi trovo e per far vedere quanto sono una gran lettrice di solito cerco di consigliare libri che normalmente non vanno per la maggiore, che però magari ho letto e ho apprezzato. Però se proprio devo tirarmela, mi piace parlare dei romanzi di King, che è un autore che conoscono tutti, mi piace parlare della Rowling come autrice persona. In generale cerco di parlare degli autori che conoscono tutti, perché giustamente se uno deve tirarsela non va a tirar fuori un autore che non conosce nessuno, giusto? Lussuria, quali attributi trovi attraenti nei personaggi maschili e quali in quelli femminili? Maschili, anche qua è un discorso che abbiamo già affrontato diverse volte. Io adoro, amo il personaggio bello e tenebroso ma che ha un cuore tenero, quindi quello che parte in maniera brutta, nel senso che all'inizio lo odi, ma poi alla fine scopri che in realtà è il personaggio più bello di tutti. In particolare si nota in questi personaggi un grande acume mentale, che è una cosa che io trovo molto 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 attraente. Quindi non solo il bello e tenebroso, ma anche stupido, bello e tenebroso e anche intelligente. Mentre per quanto riguarda i personaggi femminili, mi piacciono chiaramente le donne forti, mi piacciono quelle che hanno un grande spessore culturale o comunque una grande sto perdendo la concentrazione. O comunque mi piacciono quelle che apparentemente sono solo delle ragazze imbranate, ma in realtà poi dimostrano di essere delle ragazze molto forti caratterialmente, magari con una sorta di insicurezza interiore data da qualche fatto che avviene durante il libro. Ultimo, invidia. Quali libri vorresti ricevere in dono? Ora, se notate la mia descrizione qua sotto, troverete come sempre la mia lista dei desideri di Amazon, quindi se vi avete dato un'occhiata, vedrete che ci sono veramente tantissimi, tantissimi libri. In generale io prediligo che mi regalino quelli più costosi, lo so, sono un po' egoista. Proprio per questo motivo, forse i tre libri più costosi che ho nella mia lista dei desideri sono Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli 2, che non ho ma che desidero da quando è uscito, Ingrazia e Bellezza, che è una sorta di guida saggistica sul ruolo femminile all'interno dei classici Disney, che è un argomento che mi piace tantissimo e che è stato anche l'argomento della mia tesina di maturità. E poi ho un manuale che è un po' una stupidata, però è un manuale di astrologia che si chiama Sextrology.
alto così che ho trovato a libraccio, ma costa veramente tantissimo proprio perché è altissimo ed è proprio una sorta di dizionario alla fine, nel quale sono raggruppati tutte le caratteristiche dei vari segni per il maschio e per la femmina, sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista psicologico-sessuale, ed è un argomento che vorrei approfondire tantissimo, quindi questo libro non è nella mia wishlist perché non si trova in giro in italiano, si trova solamente in inglese, ma lo desidererei proprio tanto tanto tanto. Grazie di avermi fatto compagnia in questo book tag, spero che vi sia piaciuto. Nell'info box come sempre troverete tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi. Tutto il resto ve l'ho detto all'inizio del video. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!